Parole di ricordo del presidente napolitano ci tenevo ad aggiungere qualcosa da parte nostra come delegazione del Partito Democratico. Il Presidente Giorgio Napolitano è stato un uomo di Stato e delle istituzioni italiane ed europee, parlamentare prima di tutto, ma anche uomo di governo e, come lei ha ricordato, il primo Presidente della Repubblica ad essere eletto per una seconda volta. Egli scelse da Presidente come prima visita nel 2006 l'isola di Ventotene per il seminario federalista fondato da Altiero Spinelli. È è stato in questi giorni da leader e personalità di tutto il mondo, non solo nel campo della politica. È stato un grande meridionalista, oltre che un intellettuale, un amante dell'arte e della musica. Ha attraversato la storia del Novecento e della sinistra italiana, come titola la sua autobiografia, dal PC al socialismo europeo. Non aveva paura di mettere in discussione dogmi e certezze. In questo Parlamento europeo è stato un collega stimato e determinato, lei lo ha ricordato, presidente della Commissione Affari Costituzionali, istituzionali e poi è stato presidente anche del Movimento Europeo in Italia. Voglio ricordarlo infine ancora con queste sue parole. Oggi per l'Europa occorre che quanti credono nei suoi valori e sentono l'imperativo della sua unità sappiano osare e rischiare, non dimenticando che, specie per superare incomprensioni, condizionamenti storici, contagiose paure e resistenze al nuovo, la politica deve farsi passione, parole dense di significato Grazie. in un momento decisivo per la nostra storia, un testamento morale a cui rivolgere gratitudine e da cui attingere. Grazie mille. Grazie onorevole Benefei.